E allora sono proprio loro, i Pooh, 29 anni di attività, andiamo per i 30, eccoli qua, 1, 2, 3 e 4 garantiti, quindi gli ospiti musicali ci sono. Esistono. E una volta che vengono veramente, vengono quelli giusti. Ve li presento in ordine di apparizione, a partire dal computer, anzi Guido Clericetti, il computer, Stefano Dorazio, Red Canzian, Dodi Battaglia, Robby Facchinetti in fondo. Allora, i Pooh, che sono in giro da 30 anni, 365 giorni l'anno, ma non vi stancate mai. Sì, ci stanchiamo sempre, la verità è questa, che in fondo siamo sempre in stato di coma, e questo ci aiuta un pochino, no? Perché essendo ormai abituati a questo tipo di situazione, da un sacco di anni, alla fine diventa quasi uno status normale, no? Per cui diciamo che non sentiamo più il peso di questa vicenda. Allora, io, per fare sempre il mio lavoro di cronista, diciamo, quante canzoni potete... La memoria storica è Facchinetti. Facchinetti, la memoria. Quante canzoni? Avete scritto e cantato? Incise circa 300. Penso 2 o 3.000. Ma ve le ricordate? No, tutte e due. Neanche le 300. Dunque, il prossimo anno sono 30. Noi perché li abbiamo invitati? Perché il prossimo anno, a 30 anni, sarà proprio una richiesta corale a averli. Voi vi impegnate a essere qui quando compite i 30 anni. Promesso davanti a tutti quanti. Perfetto, grazie. Detto questo, voglio farvi vedere un breve filmato. E poi passiamo alla discussione. C'è una lingua da Rolling Stone. Sì, esatto. Pezzo. Ecco, noi avevamo certi miti e certi complessi che poi sono, in effetti qualcuno è durato, perché diciamo i Rolling Stones, poi possiamo mettere i Pink Floyd, i Bee Gees, in America che possiamo dire addirittura i Beach Boys, no? Che in qualche modo. Ecco, però questi erano complessi un po' cattivi, perché la musica rock c'è. Voi siete sempre invece stati tranquilli? Ma sai, ma io credo che la tranquillità dei Pooh sia poi una cosa più raccontata che fate in realtà da questi quattro complici che da 30 anni stanno insieme. Perché noi abbiamo sì cantato l'amore, siamo partiti da canzone d'amore, ma avevamo anche 18 anni noi, quindi è ovvio che gli innamoramenti di piccola Katie o tanta voglia di lei fossero canzoni che ci appartenevano. Poi però crescendo, quel cliché ci è rimasto un po' appiccicato diciamo che la critica se n'è accorta poi nel tempo, ma negli ultimi tempi, parlo degli ultimi 10 anni, che molte cose erano già cambiate, perché noi abbiamo fatto canzoni andando a toccare argomenti storici come Parsifal, come la fine che gli Inca fecero dopo l'invasione spagnola nel Centro America. Abbiamo parlato di omosessualità nel 1976 con una canzone che si intitolava Pierre, abbiamo parlato di Piazza Tiananmen, abbiamo parlato di quello che succedeva al di là del muro prima che il muro crollasse. Insomma, abbiamo parlato di tante cose che però non sono state... A Sanremo stesso abbiamo parlato di solitudine in una manifestazione dove di solito si canta l'amor, no? Che fa rima con cuore. Abbiamo parlato di solitudine con uomini soli. Sai che forse, ecco, che vi dà questa patina di buoni, eccetera, che per esempio dal punto di vista delle vite private dei Pooh non esce niente. È che dice che uno è un maledetto come Mick Jagger oppure che quello fa le cose come Alice Cooper, Cioè tu vorresti dire che tutti proprio la sera tornate a casa e questo è il motivo per cui noi sembriamo buoni, cioè dal momento che niente traspare. No, cioè noi abbiamo pensato che un certo tipo di nostra vita privata debba rimanere per noi stessi, ma indipendentemente da quello che sono poi i rapporti con la stampa e con i media, anche nei confronti di noi stessi, nel senso del gruppo, cioè nel senso che ci prendiamo proprio dei tempi in cui ognuno di noi ha la possibilità di dedicarsi alle proprie famiglie, alle proprie vite, ai propri hobby, e anche perché le nostre famiglie sono molto numerose, alcuni di noi hanno moglie, figli, alcuni di noi no. E poi penso che sia anche giusto il fatto di confrontarsi con una vita anche da privata. Essendo in quattro, devi sapere che se andiamo in giro in quattro siamo i Pooh. Se andiamo in giro singolarmente non siamo un quarto di più, siamo quello che ammassei. Ma gli altri dove sono? Scatta subito, automatico. Ma non vi siete mai annoiati, insomma? Come no? Sì, certamente. Beh, per forza di cose, no? Diciamo che spesso arriva questo tipo di noia, no? Però cerchiamo di risolverle queste noie dandoci degli obiettivi diversi, no? Certo che se fossimo sempre lì ad aspettare di andare
a Iparade piuttosto che ricevere qualche telegatto o il disco di platino sarebbe una noia mortale, no? Certo. Invece se uno riesce magari tra le medagliere a casa ce ne avete sì, con la sì, pala, sì, col carretto, le mensole piegate, no? Però se invece uno riesce in qualche modo a dare al proprio itinerario musicale anche dei motivi diversi, cioè occuparsi anche di qualche altra cosa, fare con la musica qualcosa che non sia necessariamente legato alla musica. Qua dobbiamo, ecco, facciamo una parentesi seria, diciamo che i Pooh da anni sono impegnati su tutta una serie di fronti che sono quello dell'ecologia, quello della solidarietà, eccetera. Ricordiamo solo, mi preme a me, la vicenda, quella dell'albero, piantare un albero sì. per ogni bambino che sì, nasce. La legge Rutelli, sì. Famosa legge che, sul quale voi vi siete impegnati, vi siete impegnati anche su altri fronti, siete testimoni di una serie di campagne che sì. in qualche modo, ecco, questo vi rende onore. E poi lui faceva lo spiritoso, ma di lui sappiamo che è l'unico single del gruppo. È vero. Ecco, parliamo allora del problema dei fan, delle fan. Adesso che succede? Ma succede mediamente, devo dire, c'è una standardizzazione anche di questo, no? Cioè l'euforia che segue i concerti, ma diciamo che a questo uno fortunatamente si abitua nel senso proprio più tradizionale della parola, non ci fai mediamente più caso, per cui uno cerca quelle che sono le sue amicizie piuttosto di sviluppare certi tipi di conoscenze, al di là del fatto rigorosamente legato al concerto o al dopo concerto. Ora buttiamo sul politico, perché i Pooh sono un po' l'anticipazione del federalismo in è Italia. Vero. E vado a dire, perché Dorazio viene da Roma, Canzian viene da Treviso, Battaglia da Bologna e Facchinetti viene da Bergamo. Quindi ecco, questo è un primo federalismo che funziona. E che chi funziona. Comanda? Lui. Ma diciamo che una delle ragioni del nostro successo sicuramente è il fatto che nessuno di noi si sente protagonista, no? In modo particolare. Lo siamo a turni un po' tutti e nessuno di noi sa che non deve comandare, non è il capo, per cui a differenza invece dei complessi tipici, caratteristici degli anni 60 e 70 che c'era il leader che fino a quando le cose vanno bene, no? E i meriti erano nel leader, poi però quando invece le cose cominciavano ad andare forse un po' meno, ecco lì c'era purtroppo il discorso dei grandi squilibri, no? La grande democrazia la nostra, comunque. Questa è la grande democrazia. La grande democrazia, vige la maggioranza, veramente, però dà uno spazio anche alle minoranze, che bisogna è uno a minoranza. Certo. Sai la cosa bella che diceva Robby, che ognuno ha i suoi ruoli, ma sono ruoli non decisi a tavolino, ma sul campo, cioè ognuno di noi da tanto tempo che stiamo insieme si è specializzato nelle cose che sa fare meglio, certo. Per cui sono dei ruoli che se anche, per esempio, visto che hai toccato la politica, se anche al governo cominciassero a scegliere delle persone perché veramente uno se ne intende di industria, hai capito? Loro. O di commercio o di queste cose delle quali si deve occupare, no? Cioè, abbiamo visto dei cambiamenti pazzeschi, certo. No? Velocissimi, uno che era la pubblica istruzione che passava all'agricoltura. Che voglio dire, le carote sono un po' diverse dai bambini, anche se insistiamo a farle dei dettagli uguali. Senti, siccome il tempo corre, adesso vedete con noi un servizio perché è curiosissimo e viene, racconta la storia curiosa di un ladro di biancheria intima. Lo cercavano da un po' di tempo, oggi pare che qualcuno l'abbia intercettato. Guardate questo servizio. Stiamo commentando naturalmente con i Pooh, che ringraziamo di essere intervenuti. Guardiamo grazie prima insieme la vignetta di Guido Clericetti, che ce l'ha fatta pelo. Lasciamo in mutande le signore delle. Allora, eccola. Si riferisce all'intervista al ministro, è il seguito dell'intervista al ministro che spiega che li promuoveremo tutti, come speriamo facciano con noi i loro genitori alle prossime elezioni. Ecco. Grazie Guido, 18:45, siamo quasi in ritardo. Ringraziamo Stefano Dorazio, Red Canzian, Dodi Battaglia e Robby Facchinetti, sono simpatici questi Pooh. Grazie per essere grazie venuti, ricordatevi dei 30 anni. Arriviamo, perfetto.